Martedì 15 febbraio. Marco 9, 14, 29. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, il Signore Gesù, con Pietro, Giacomo e Giovanni, arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?» E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsione il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo, aiuta la mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera». Gesù oggi incontra un ragazzo, posseduto da uno spirito muto. Tante volte anche a noi capita di incontrare persone mute, chiuse, che non vogliono parlare per mille motivi. E il primo istinto è quello di indagare, capire perché, fare domande, andare alla ricerca. Gesù invece non si mette ad indagare, come spesso succede. Gesù si siede accanto, Gesù cammina accanto, non va dal ragazzo, va dal padre. E poi parla anche con i discepoli, che lo interrogano chiedendo perché loro non fossero riusciti a scacciare questo demonio. La sua risposta è semplice e disarmante. Certi demoni non si scacciano in alcun modo se non con la preghiera. Ci sta dicendo che non possiamo pensare di farcela da soli. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo. È solo grazie a Dio che possiamo farcela. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Se riponiamo la nostra fiducia in Dio e non nelle nostre opere, nelle nostre azioni, nelle nostre decisioni, allora ecco che Dio opera nella nostra vita. Il padre grida: «Io credo, Signore, ma aiutami nella mia incredulità». Sembra una contraddizione: «Io credo, ma aiutami nella mia incredulità». Eppure è quello che ci salva. Credere che siamo increduli, credere che Gesù oggi, domani, sempre ci sta accanto come fa con questo padre, ci sostiene. Riconoscere la nostra debolezza, della nostra piccola fede, farne un punto di partenza, è questo che ci salva. Chiara Lubich diceva: «Credere è sentirsi amati da Dio, è sapere che ogni nostra parola, preghiera, mossa, avvenimento, triste o gioioso, tutto, tutto, tutto è guardato da Dio. E se Dio è amore, la fiducia completa in Lui non è che la logica conseguenza». Buona giornata.